Dopo la squalifica di Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli è sparita dai radar delle telecamere del GF VIP. Dalla diretta è stato possibile però ascoltare la voce della concorrente spagnola, mentre urla in lacrime: fatemi parlare con lui. A poche settimane dalla fine del Grande Fratello VIP, anche Daniele Dal Moro è stato squalificato dal reality. Punto. Il concorrente è stato punito severamente dal programma dopo aver infranto il regolamento per aver usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi. Lo stesso episodio si è verificato nella puntata del 9 marzo con Edoardo Donnamaria. L'annuncio arriverebbe poco dopo la diffusione su Twitter del video, che lo vede protagonista mentre afferra per il collo Oriana Marzoli. Quest'ultima, nonostante le liti delle ultime ore, è ora disperata. Dalla diretta del reality si è sentita per pochi secondi la sua voce mentre piange: fatemi almeno parlare con lui. Subito dopo l'annuncio della squalifica, la diretta del Grande Fratello VIP era stata oscurata. Non appena ritornata attiva, la regia si è fermata per diversi minuti prima su Edoardo Tavassi, che a bassa voce ha espresso un commento sull'accaduto con Luca Onestini: troppo tempo qui dentro. Più passa tempo e più possono succedere cose. E poi su Micolin Corvaia in sala trucco mentre era intenta a prepararsi. In sottofondo le lacrime di disperazione di Oriana Marzoli. Voglio solo parlare con lui, ripete diverse volte, e sono queste le uniche parole che è possibile comprendere dall'audio del video. Poco dopo la concorrente è stata chiamata in confessionale dagli autori. Arrivo subito.